La guerra in Ucraina continua a ripercuotersi sull'economia globale con effetti tangibili anche nella quotidianità degli italiani. A Corigliano Rossano in alcuni casi si registra un aumento medio dei prezzi alimentari del 40%, mettendo in difficoltà molte famiglie. Attenti osservatori hanno rilevato aumenti significativi nei prezzi di beni di prima necessità. Ad esempio, il prezzo del pane è passato da 2 euro a 3,50, segnando un incremento del 75%. Il formaggio grana padano, un tempo acquistabile a 7 euro al chilo, ora costa 16 euro, con un aumento del 128%. Anche il prosciutto crudo ha visto un rialzo da 21 euro a 27 euro al chilo, equivalente ad un incremento del 28%. Il settore ortofrutticolo non è immune agli aumenti. Le ciliegie, frutto stagionale molto apprezzato, sono ora vendute a 10 euro al chilo. Il prezzo dell'anguria, simbolo estivo, è triplicato, passando da 0.50 ad 1.50 euro al chilo. Anche i prezzi delle carni sono aumentate drasticamente. La carne di vitello, precedentemente venduta a 13-14 euro al chilo, ora costa tra i 18 e i 20 euro, mentre il pollo è passato da 7 euro a 10 euro al chilo. Il costo della vita è aumentato significativamente, ma gli stipendi sono rimasti invariati, aggravando la situazione economica per molte famiglie, in particolare per chi vive in condizioni di indigenza. Questo scenario sta diventando un vero e proprio dramma sociale, con sempre più cittadini che faticano a farlo. Al fronte alle spese quotidiane, c'è chi chiede con forza interventi da parte delle autorità competenti per controllare e limitare questi aumenti spropositati, c'è la percezione che oltre ai fattori esterni come la guerra in Ucraina ci siano speculazioni in atto da parte di alcuni operatori economici.